Ciao ragazzi, sono Andrea Visconti. Il direttore Alessandro Longo e l'Agenda Digitale mi hanno chiesto di preparare alcune fiabe dove spiegare un po' il rapporto che c'è fra tecnologia e bambini. Per me è veramente un onore poter trattare un tema così importante e un tema che mi sta così tanto a cuore su un giornale poi così autorevole, tra l'altro. In questo video, in questa fiaba, trovi un piccolo messaggio nascosto. Appena lo trovi, condividi il video scrivendo quale messaggio hai trovato e che cosa secondo te quel messaggio nascosto vuole comunicare. Formi era una formichina operaia che voleva costruire un grande formicaio per poter stare insieme a tutte le sue amiche formiche. Un giorno, mentre insieme al suo papà operaio stavano costruendo il formicaio, Formi vide in lontananza un luccichio. Incuriosita, andò a vedere che cosa fosse e trovò un oggetto misterioso. Era grande, nero e non sembrava utile a fare niente. Arrivò anche Balm, una piccola cicala, anche lei incuriosita dal luccichio. «Che cos'è questo strano oggetto?» disse la cicala. «Non so proprio!» ribatté la formica. «Proviamo a toccare qui!» incalzò nuovamente la cicala. D'improvviso, una vocina uscì fuori da quell'oggetto misterioso. Come posso aiutarti? I due, spaventati, si nascosero dietro la foglia di verza. «Come mai quello strano oggetto ha parlato?» disse la formica. «Non ho proprio idea!» replicò la cicala. «Proviamo ad avvicinarsi di nuovo per scoprirlo!» I due toccarono nuovamente l'oggetto, il quale disse nuovamente: Come posso aiutarti? La formica prese coraggio e rispose: Chi sei tu? Sono Celestino. Rispose l'oggetto misterioso. Potete chiedermi qualsiasi cosa volete. Fammi vedere la cicala più bella di tutte, disse Balma eccitata. E mentre sulla pancia di Celestino apparivano le immagini di cicaletta, Formi interruppe la richiesta della cicala: Dai, sciocchino, non chiedere queste stupidaggini. Piuttosto, Celestino, fammi vedere come costruire un formicaio grandissimo. Sulla pancia dell'oggetto misterioso apparve un video che spiegava per filo e per segno come costruire un formicaio. Wow, bellissimo! Esclamò Formi. Mio padre sarà felicissimo di sapere come costruire il formicaio. La cicala e la formica decisero che Celestino non si sarebbe mosso di lì e una volta al giorno, a turno, sarebbero andati a trovarlo per scoprire tutte le cose meravigliose che potevano chiedergli. La mattina andava la formica, che ogni giorno chiedeva come imparare a fare qualcosa di nuovo, mentre il pomeriggio la cicala chiedeva di vedere foto di cicale più grandi e video di altre cicale che si facevano male nelle maniere più assurde. Qualche mese dopo, la formica aveva costruito il formicaio più grande e articolato di sempre. Aveva imparato come curare le formiche che tornavano a casa ferite dalla ricerca di cibo ed era stata eletta come regina capo. Come prima riforma, doterò ogni formica di un Celestino. Insegnandovi come usarlo, disse la nuova regina. Grazie a Celestino, tutte le formiche divennero molto colte e intelligenti. Il regno di Formi divenne rapidamente il più bello e ricco di sempre. Nel frattempo, la cicala non aveva fatto altro che guardare foto di cicale più grandi e video divertenti, trascurando completamente ogni altra attività. Alcune formichine, però, iniziarono ad annoiarsi. Uff, che pizza questo Celestino! Sempre solo a dirti come fare questo, come fare quello. Ma è possibile che non si possa fare qualcosa di più divertente? Avvertito questo malumore, Formi fece chiamare la sua amica Cicala e le disse: Balm, secondo te si può usare Celestino per far divertire tutte le formiche? Certo, Formi, rispose la Cicala. Io e le mie amiche cicale ti faremo vedere quante cose belle si possono fare con Celestino. Balm fu molto contento di poter essere d'aiuto alla sua amica formica. E con tutte le altre cicale girarono dei brevi video che chiamarono Formicai Brutti, dove prendevano in giro le formiche che dopo aver costruito un formicaio si facevano un selfie davanti al loro lavoro. E altri video chiamati Saranno Formiche, dove formiche ballerine sfidavano formiche cantanti. E altri brevi video chiamati Il Formicaio Imbruttito, dove chiedevano ad altre formiche durante l'Hans Fashion Week il nome dell'ultimo re formica o il significato di fornicare. Molte formiche capirono la potenzialità di Celestino ed iniziarono ad usarlo nei modi più disperati. La formica Chiara Formicani iniziò a pubblicare sul suo Celestino le foto di tutti i suoi vestiti. La formica Antonino Formicacciuolo iniziò a pubblicare le foto dei suoi piatti succulenti. Mentre Marco Formicagno iniziò a dare consigli su come diventare formiche di se stessi. Così anche le formiche più annoiate trovarono il loro bel da fare. Andrea, ci sei? Andiamo a giocare a palla? Sì, arrivo!